Buonasera, il mio saluto vuole esprimere un benvenuto all'amico Eugenio Carli e a tutti i convenuti nella sede dell'Accademia Nazionale di San Luca, che spero possa sempre più diventare un luogo di didattica, di promozione culturale, di studio, di conoscenza critica dell'arte e quindi di frequentazione da parte di un pubblico attento, desideroso di apprendere e di confrontarsi su tematiche varie. È con soddisfazione che oggi introduco questa iniziativa svolta a presentare e a riflettere sull'attività di Eugenio Carli. Un insigne artista, accademico pittore dal 2000, di cui il Palazzo Ducale di Genova, sua città natale, ospita ora circa 100 lavori che ripercorrono la sua articolata ed intensa ricerca dalla fine degli anni 40 al 2013. Eugenio, che come dichiara in una intervista, ha il rimpianto di non aver scoperto il segreto dell'immortalità. E non è il solo lui. Ha però la fortuna di possedere la magia di continuare ad essere giovane nella sua creatività, anche forse per la sua forte sensibilità verso il mondo dell'infanzia. Vedi ad esempio le illustrazioni per i libri di favole scritti da Umberto Eco. La proiezione del video, le mani, la testa, gli occhi, Eugenio Carli, un artista in fabbrica, realizzato dal Comune di Genova nel 2006, mi incuriosisce in maniera particolare. Non si sente bene? Esso costituisce, credo, il filo conduttore per approfondire i diversi ed originali aspetti della sua attività in qualità di direttore artistico dal 1956 al 1965 dell'industria siderurgica Cornigliano Italside. In tale contesto, Eugenio, con la sua grande inventiva, coniugando dignità del lavoro e valore dell'arte, fattore attivo nella vita sociale, ha, tra le molte iniziative, rinnovato la comunicazione grafica, facendola esplodere in colorati elementi essenziali, per lo più geometrici, alfabetici, nel linguaggio dell'astrazione di chiara evidenza percettiva e nella frequente evidenziazione del termine qualità. E proprio l'Italside si distingue e si segnala in quegli anni per l'acuta convinzione sostenuta dalla lungimiranza del direttore generale Gianlupo Osti, che al di là dei prodotti un'industria deve creare cultura. A tal proposito,
Mi piace ricordare una delle mie prime occasioni di incontro con Eugenio. Si tratta della memorabile mostra ideata e organizzata da Giovanni Carandente a Spoleto nel 1962, Sculture nella città, mostra a cui ha partecipato Carmi e da cui sono stato invitato anch'io. Ero lo scultore più giovane. Bei tempi, vabbè. Avevo appena 27 anni. Ebbene, questo esperimento, così Carandente preferiva chiamarlo, scusate, davvero un'iniziativa storica, come può testimoniare, come avrebbe potuto testimoniare Lorenza Trucchi, perché non la vedo qui presente. Ed altri di voi più maturi per età, ha costituito un evento di straordinaria e duratura importanza, e non solo per il modo in cui è stato concepito un dialogo tra le strutture e i luoghi della città antica e le espressioni della più recente contemporanea ricerca scultorea di altissima qualificazione internazionale. Erano presenti circa 50 artisti, le cui opere hanno trasformato Spoleto nella città antica che dialoga con la scultura moderna. L'organizzazione della mostra ha rappresentato, tra l'altro, una felicissima occasione di collaborazione proprio con l'Italsider. Ho più volte pensato che Franchina, avendo già fatto l'esperienza di realizzare un'opera presso i cantieri dell'Italsider, possa avere suggerito a Carandente una tale possibilità. Ma ho anche pensato che proprio ad Eugenio Carmi, che oggi potrà dircelo, vada ascritta una parte del merito della riuscita dell'impresa, in quanto, appunto, tramite intelligente tra Carandente e l'Italsider. È noto infatti che l'Italsider, quale illuminato mecenate, non solo ha scelto Eugenio come suo consulente artistico per connotare l'immagine dell'industria, ma ha anche messo a disposizione con rara libertà ed entusiasmo i suoi stabilimenti sparsi in Italia, i materiali e le maestranze, a ben 10 scultori, per di più generosamente ospitati, affinché potessero costruire le loro opere per Spoleto senza chiedere nulla in cambio. Gli scultori erano Colder, Carmi, Chadwick, Colla, Consagra, Franchina, Lorenzetti, Pepper, Arnaldo Pomodoro, David Smith. E così Carmi nell'officina di Cornigliano ed io in quella di Savona, in un contesto di grande stimolo e di viva partecipazione, abbiamo potuto realizzare le nostre sculture. Ricordo bene l'opera di Eugenio, un telaio aperto di acciaio, posto su un basamento di cemento,
una sorta di cornice abitata spazialmente da un dispiegarsi di fasce di metallo variamente piegate e dinamicamente orientate. Così Eugenio annota proprio nel 1962. Credo che sia un'esperienza che conta molto per l'artista di oggi, perché l'opera nasce in una dimensione più giusta e più vicina al ritmo del tempo nel quale viviamo. Nasce, cioè, in uno studio nuovo, che non è più la stanza di una volta, ma è appunto un'officina dove si muovono uomini e macchine. Nella scoperta di un mondo nuovo, di un modo nuovo di lavorare, perdura pur sempre, secondo me, la gioia di ritrovarsi a ricercare e creare nel silenzio del proprio studio. Animale eminentemente urbano, come lo definisce Umberto Eco, fabbricante di immagini, come preferisce definirsi egli stesso, Eugenio partecipa la tensione della sua ricerca, che si oggettiva tra l'altro in un'armonia rigorosa e in una emozione controllata di sapienti geometrie colorate tra arte e scienza. Il breve saluto si è dilatato sulla scia dei ricordi, ma poiché sono molto affezionato al mio amico Eugenio, lascio la parola al nostro segretario Francesco. Generale. Generale. Generale.